Se ogni tifoso dell'Arezzo dovesse puntare 5 euro sul giocatore decisivo nei playoff, non ci sarebbe storia, vincerebbe Davide Moscardelli. Già il look ha stimolato in passato degli accostamenti a dir poco irriverenti, ma poi c'è tutto il resto. Le qualità tecniche, i gol da sballo, firmati dal capitano, soprattutto nell'ultimo periodo, lo rendono senza se e senza ma l'uomo della provvidenza, ovviamente calcistica. 16 reti nel campionato, una in Coppa Italia, giocate di classe e un talento sopra la media, hanno fatto innamorare la curva Minghelli, come in precedenza era capitato alle curve di Trieste e di Piacenza, di Rimini e di Verona, di Bologna e di Lecce, e come ad Arezzo non capitava dai tempi di Floro Flores. Moscardelli ha una popolarità trasversale che nasce dal suo modo di stare in campo, dai gol che segna, da quelli che fa segnare e magari anche dall'immagine che si è saputo costruire nel tempo. Social sì, ma senza esagerazioni. 37 anni compiuti da poco avranno appesantito qualche scatto in profondità, ma hanno portato tanto carisma e sotto la curva ad arringare i tifosi per chiedere e ottenere applausi invece che mugugni poteva andarci soltanto lui, che si è conquistato un credito da spendere grazie alle prodezze con cui ha tenuto l'Arezzo in alto e onorato il contratto. Adesso, dopo la firma sul rinnovo e un surplus di personalità, comincia un altro campionato per la squadra e anche per Moscardelli, alfiere di una speranza che parte dal comunale e arriva fino al Franchi di Firenze.